Allora, signorina, da quello che ho capito, lei ha sofferto di ovaio micropolicistico, il quale praticamente è stato trattato con terapia ormonale e subito dopo la terapia ormonale, che è, diciamo, ha normalizzato la crescita delle cisti, praticamente lei, nel momento in cui ha interrotto questa terapia, ha avuto due tipi di sintomi, diciamo, abbastanza significativi, se ho ben capito. Uno a livello cutaneo, con comparsa di secchezza della pelle e quant'altro, e poi praticamente anche un quadro psicologico di tipo, diciamo, depressivo, usiamo questo termine grosso, di tipo depressivo, in cui è stato necessario assumere degli ricaptatori della serotonina, quindi inibitori della ricaptazione della serotonina, e quindi praticamente è anche ancora lei adesso sta assumendo. Sì, esatto. Esatto, quindi quello che però diciamo è diventato un po' significativo è il fatto che lei adesso stia cercando, come tutte le persone normali, una gravidanza e questa tarda ad arrivare, giusto? Esatto. Perfetto, allora quello che noi possiamo praticamente vedere da questa semplice storia è che chi soffre di PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, soffre di una sindrome da insulinoresistenza o altrimenti detta sindrome metabolica che si può manifestare in un soggetto predisposto, nell'obesità, nell'aumento dei trigliceridi, quindi un'iperlipidemia, in soggetti praticamente anche non particolarmente obesi, o si può manifestare in crisi ipoglicemiche, cioè soggetti, persone, soprattutto donne, che hanno un momento di ansia in cui dopo svengono rapidamente dopo la scarica adrenalinica, donne magre, poi hanno queste crisi ipoglicemiche. O ancora la sindrome metabolica, sindrome perché è un insieme di sintomi da sin insieme, dromos che partono, no? Cinodromo partono i cani, ippodromo partono i cavalli, autodromo partono le auto. Questi sintomi che partono insieme che sono caratterizzanti la sindrome metabolica è una delle caratteristiche tipiche nel sesso femminile praticamente è la sindrome dell'ovaio policistico, che l'uomo, diciamo, non ha questo tipo di problema, non perché non abbia le ovaie, perché l'uomo produce un ormone che rimane tale che si chiama testosterone. Anche l'ovaio produce il testosterone, però grazie alle cellule della teca e della granulosa ovarica, questo testosterone viene aromatizzato in estradiolo, che è l'ormone sessuale femminile per eccellenza. Poi la donna produce anche l'estrone a livello surrenalico, che se prodotto in eccesso può dare praticamente anche il quadro di irsutismo, oppure praticamente produce anche, diciamo, l'estriolo, che è quell'ormone che producono le ovaie, nel momento in cui una donna resta estate interessante, per non rimanere ogni mese, avere il ciclo, mentre c'è la gravidanza, ogni mese resterebbe incinta di un figlio in più, insomma, capito? Quindi diciamo, l'estradiolo viene prodotto. Quando però il soggetto ha una predisposizione familiare alla sindrome metabolica o sindrome da insulinoresistenza, che uno già può ipotizzare o sospettare pensando che ci sia una familiarità per il diabete, cioè una mamma, un padre, un nonno, una zia che hanno sofferto prima dei 65 anni di un problema del diabete, non so se sia il suo caso. Allora uno potrebbe incominciare a pensare che ci sia una condizione di insulinoresistenza determinata da determinate condizioni. Qual è l'organo che risponde principalmente alla insulina? Lo sappiamo, non a caso si trovano uno a fianco all'altro, non è tanto il muscolo l'organo che risponde, diciamo, all'insulina, anche se è il primo a non rispondere all'insulina e per questo non risponde tanto. Invece anche in condizioni di grande obesità continua a rispondere bene praticamente all'insulina il fegato, le cellule epatiche, tant'è vero che il fegato continua ad ingrassare, fegato grasso, steatosi epatica, con una dieta ricca di carboidrati, fino a che poi il fegato non ce la fa più. Quando il fegato molla, può incominciare, si passa dalla sindrome metabolica alla malattia metabolica propriamente detta, che è il diabete. Quindi quando si è di fronte ad una paziente che soffre di ovaio policistico, uno deve incominciare a pensare che ci sono i fattori, c'è cioè una sindrome metabolica in giro, quindi una sindrome da insulinoresistenza. Gli indicatori possono essere diversi, aumento della pressione arteriosa, della minima, diminuzione praticamente del colesterolo buono che potrebbe essere un parametro, aumento del giro vita, aumento del peso, il fatto di essere nata praticamente al momento del parto con un peso che superava i 4 kg o una predisposizione familiare a questo. Anche in assenza di questi sintomi, infatti.
Quando c'è questa sintomatologia, il primo pensiero è questo. Cosa fa in realtà il nostro organismo? Il nostro organismo, quando noi facciamo una dieta ricca di carboidrati, l'ovaio, anziché aromatizzare il testosterone, lo mette in campo come tale. Ed ecco praticamente che quella pelle bella, lucida, luminosa, che la luce intensa della pelle, e lo vediamo nell'estrogeno naturale rappresentativo del sesso femminile, che è Jennifer Lopez, uno estrogeno vivente, lo vediamo anche dalla tendenza all'accumulo del grasso sul blu di fianco e coscia, mentre già una Pamela Prati è più una testosteronica come fisico. Quello che noi praticamente ci accorgiamo è che gli estrogeni che danno la lucentezza dei capelli, della pelle, dello sguardo, del viso e danno la bellezza femminile, questi estrogeni possono non prodursi perché praticamente resta in campo il testosterone, che è l'ormone che metabolicamente meglio contrasta i livelli di insulina. Questo lo sanno bene nel mondo del culturismo i culturisti, che abbassano i livelli di insulina e innalzano i livelli di testosterone e di GH. E adesso, almeno in passato si faceva questo e si fa una dieta chetogenica che stimola minimamente o nulla addirittura la insulina, e usano solo l'insulina nei periodi di massa per potenziare, assumendo l'insulina all'esterno sotto forma di iniezione, per potenziare l'effetto del testosterone e del GH nell'accumulo di massa muscolare ma anche adiposa. Infatti è facile vedere questi culturisti hard che fanno uso di queste sostanze. Vediamo che sono muscolarmente perfetti, ma hanno la pancia come una donna incinta. Questo è un parametro indicatore praticamente dell'assunzione collaterale, oltre al testosterone e al GH, dell'insulina. Perché? Perché il GH è diabetogeno, l'insulina abbassa e quindi aumenta la capacità delle cellule di assumere lo zucchero. Questo per dire che cosa? Che di fronte a un ovaio policistico io devo pensare ad un fegato che non funziona bene.